2 aprile 1840. Nasce a Parigi Émile Zola. Ha grandi difficoltà a scuola, tanto che dopo essere stato bocciato due volte all'esame di maturità, abbandona gli studi e inizia a lavorare come facchino presso la casa editrice Hachette. Notato per la sua spiccata intelligenza, Zola viene posto a capo dell'ufficio pubblicità. Entra così in contatto con lo stimolante mondo letterario del tempo. Nel 1862 comincia a scrivere come giornalista e due anni più tardi pubblica il suo primo romanzo. La sua opera, inizialmente attraversata da influssi romantici, si sposta poi su tematiche sociali che fanno di Zola uno dei caposcuola del naturalismo. Notissimo il suo J'accuse, indirizzato nel 1898 al presidente della Repubblica in relazione all'affaire Dreyfus.